La vostra arte è proprio quella di carpire dal cielo dello spirito i suoi tesori e rivestirli di parola, di colori, di forme, di accessibilità. Se noi mancassimo del vostro ausilio, il ministero diventerebbe balbettante e incerto. Con queste parole Paolo VI, nella messa dell'Ascensione in Cappella Sistina, si rivolse al mondo degli artisti, ribadendo la necessità di una fratellanza tra l'arte e il culto a Dio. In occasione della sua beatificazione, fino al 15 novembre, presso gli spazi del Braccio di Carlo Magno, sarà possibile visitare la mostra Paolo VI e gli artisti, siete i custodi della bellezza nel mondo. L'esposizione, che presenta al pubblico una selezione di opere provenienti dalla collezione d'arte contemporanea dei Musei Vaticani, oltre a dare visibilità alla figura di Papa Montini, ha anche lo scopo di ribadire l'importanza del legame fra arte e Chiesa. Il pontefice, infatti, nei suoi discorsi sottolineava spesso il bisogno di ritornare alleati. Ma proprio sulla collezione di arte contemporanea ascoltiamo la curatrice della mostra, Francesca Boschetti. È stato proprio Paolo VI a pensarla nel 1964 e a inaugurarla 9 anni dopo. Dunque, appena eletto, uno dei primi gesti che ha fatto è stato di convocare in Sistina gli artisti e chiedere di ricucire questo legame spezzato. E questo è il motivo per cui abbiamo deciso di puntare l'attenzione proprio sul rapporto fra Paolo VI e gli artisti. La mostra, che accompagna i visitatori in un viaggio alla scoperta di Papa Montini, ripercorre quindi alcune delle tappe più importanti tra sculture, dipinti e foto storiche. E la ricerca e la combinazione di foto e opere proprio tende a mettere in evidenza la vivezza del legame di Paolo VI con gli artisti e quanto gli artisti lo abbiano seguito. C'è poi una parte più storica che accosta fotografie di eventi particolarmente significativi, l'incontro con il patriarca Atenagora, il Concilio Vaticano II, ma anche l'alluvione del 66 a Firenze, che sono accostati a immagini create dagli artisti proprio in quelle occasioni. Ad esempio, all'incontro che Paolo VI ha avuto nel 73 col Dalai Lama è stato accostato una meravigliosa tanka, che è un tessuto creato proprio dai monaci buddisti e portato come dono a Paolo VI e che adesso fa parte del Museo Etnologico dei Musei Vaticani. A presentare la mostra Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani, e il cardinale Giuseppe Bertello, presidente del Governatorato, che hanno parlato della simpatia profonda che intercorreva tra Giovanni Battista Montini e gli artisti. Ancora Francesca Boschetti. C'è un senso del religioso e della spiritualità latente e presente all'interno dell'arte. Naturalmente dipende a quale artista ci riferiamo, e in questo senso la frase di apertura della mostra, che è proprio sopra la foto di lui in Sistina, che dice che l'artista moderno è eminentemente umano e per questo interessante, è proprio una sorta di carta di tornasole per la situazione di crisi, che a volte però è proprio uno stimolo a creare opere che sono a contatto con qualcosa di più alto.